Non siamo abituati. Gianni, non siamo abituati, Gianni! Non siamo abituati. Non siamo abituati. Allora, siamo venuti fino a Sanremo da Catanzaro. Sì. Per portare il nostro motto, che è il motto della squadra. Che non siamo abituati. Non siamo abituati. Perché non siamo abituati. Non siamo abituati. Non siamo abituati. Siamo abituati. Ci va bene a tutto nella vita. Siamo abituati a vincere, a niente. A niente. Belli che siete. Catanzaro sta vincendo, però non siamo abituati perché il Catanzaro non vince da tanto. E quindi non siamo abituati. Abituati. Dici fare per le cose di tutti i giorni. Questa mattina ho un po' di mal di schiena. Sì, e non sono abituato. Non c'è abitudine a nulla. Beh, cioè lui piace questo non lo motto. Saremo mai. Cioè lui ha la sua compagna gli ha trovato dei capelli biondi sulla giacca, no? Non è abituata lei. Non è abituata. E anche lui perché dice strano, non frequento delle ragazze bionde. Certo. Ma non frequento delle ragazze, ma poi non interessa. Non è abituata. No, vedi che ma vedi. Interessa se frequento delle ragazze bionde. È mai successo? Prima o poi vi capiterà. Sì. Ci capiterà poi, sì. Vedi di frequentare una ragazza non siamo abituati. Un viva grazie. Radio 2 urlato da Catanzaro al mio 3 al volo svegliamo a Sanremo un'altra volta 1, 2, 3 viva Radio 2 ciao ragazzi siete ciao. Bellissimi come gruppo Pisanza abbiamo oggi qui un grande esponente Daniele Arseni direttamente da Cielo Ligure da Regione Ligure che comunque oggi viene a vedere Catanzaro con noi anziché assistere alla nascita della nipote quindi gli facciamo gli auguri. Carichi ragazzi. Siamo carichi. Che state guardando? Qual è il paradiso? La serie B. Thank you.
rosso. Mamma cinema! Benvenuti, benvenuti nel TG Giallo Rosso di Viterbese Catanzaro. Prima o poi doveva succedere, di Antonio Ludovico. Può essere sintetizzata così la prima sconfitta dei giallorossi di Vivarini dopo ben 26 risultati utili consecutivi. A Rocchi di Viterbo, 1-0 rete dell'ex Riggio, in uno stadio che ribolliva di cuori catanzaresi e di vecchie glorie mai dimenticate, come Massimo Palanca e Armando Cascione. Calma e gesso, ci verrebbe da dire, bando ai facili giudizi e alle prediche da oratorio di periferia. Qualcosa indubbiamente non ha funzionato, ma c'è da sottolineare che in un paio di occasioni la dea bendata ci è stata nemica e probabilmente la stanchezza psicologica si è fatta sentire in maniera più evidente. D'altronde anche i nostri eroi sono uomini in carne e ossa, hanno un cuore, una mente e delle gambe che a volte girano non a pieno regime. E se vedi l'immenso Van de Put che non riesce mai a saltare l'uomo, il bomber Iemmello che sbaglia una facile conclusione,
il rapace Biasci che manda alle stelle una palla che in altri tempi avrebbe gonfiato la rete. Addirittura il muro Brighenti che si fa surclassare nella sua area di rigore. Allora capisci che non è giornata ed è meglio pensare alla prossima. Ed allora via con le consuete e necessarie raccomandazioni. Non facciamoci la testa, non facciamoci del male, andiamo avanti, riprendiamo il cammino imperterrito, considerando che mancano ancora 11 giornate, che saranno simili a 11 battaglie, 11 incontri nei quali sfoderare la spada e riporre il fioretto, 11 vette da scalare, dure e faticose. Verrebbe da dire che ora la parola dovrebbe passare al pubblico delle grandi occasioni. Ora che il gioco si fa duro, ognuno dovrebbe spingere da par suo questi fantastici ragazzi. Ora ci si attende la risposta matura del meraviglioso popolo giallorosso. Ora non li possiamo lasciare soli, ma li dovremmo accompagnare per mano fino all'ultimo respiro. Lo sapevamo che il girone di ritorno sarebbe stato un altro film, così come sapevamo che, specie tra le mura amiche, anche le squadre meno blasonate avrebbero tirato fuori gli artigli e messo in vetrina i propri attributi, fatti di fisicità e non gioco. Ma c'è un particolare che a qualcuno è sfuggito, una piccola coincidenza che può mettere tutti di buon umore. Anche la corazzata ternana di Lucarelli perse la sua imbattibilità esattamente alla 27esima giornata, guarda caso proprio a Catanzaro, prima di riprendere il suo trionfale cammino e tagliare il traguardo con ben 5 turni di anticipo. Corsi e ricorsi storici che anche nell'arte predatoria hanno la loro valenza e difficilmente vengono smentiti dai fatti. Si torna a casa quindi con un pizzico di rammarico, stanchi come non mai, ma con il cuore colmo di speranza e la certezza che ci sarà ancora da divertirsi per altri 2 mesi ancora. La storia continua. Arriva il mancino, bellissima palla in mezzo, arriva il vantaggio della Viterbese con la deviazione sotto misura, il cross bellissimo di Mastro Pietro. Oh! Grazie.
Gianci! Starci, l'esperienza serve a qualche cosa, credo io, e noi abbiamo delle idee abbastanza chiare per impiantare una squadra
da poterci rimanere. Naturalmente nel calcio non è che tu dici fai questo e poi ottieni. Il calcio è per esempio quell'attività imprendibile e non sai cosa ti succede, ma ad ogni modo faremo di tutto per restarci.